Ed eccolo qui il capitano. Io ho visto, allora, tu so che sei un ragazzo sincero. Io posso dire anche delle parolacce con il labiale con la mascherina. Sì, vabbè, però diciamo che secondo me questa serata forse dovete arrabbiarvi un po' con voi stessi, nel senso che Perugia ha giocato la sua partita, ha giocato bene. Voi troppa sprazzi, non lo so, l'avete sentita troppo, non lo so che cosa è stato, perché poi a un certo punto avete anche, siete pure riusciti a fare delle cose. Per esempio, Chicago c'è stato poco, tu hai fatto delle alcune cose buone, però insomma non è stata la Milano che io, almeno noi, eravamo abituati a vedere. Che secondo te che cosa è capitato in questa partita? In questi casi tocca parlare di pallavolo, nel senso che cioè, credo che le cose semplici siano le più efficaci. Oggi credo loro abbiano avuto un cambio palla più fluido del nostro, abbiano battuto molto bene, meglio di noi, e la pallavolo, il campo insegna questo. Quando fai il cambio palla con fluidità, in più è una fase breaker che forse è migliore, adesso no, ne date la mano, non guardo mai le statistiche, certo, non le guarderò sicuramente oggi. No. Vinci e sei il cambio palla che fatica un po' di più. Allora Matteo, dimmi una cosa, è chiaro che il rammarico c'è sempre, tu quando perdi ti arrabbi tanto, ma si arrabbiano tutti quando perdono, soprattutto in questo momento, perché era una grande chance. Ma ripensando a quel match di gara 1, questa vittoria a Perugia, insomma, alla fine è giusto così, oppure veramente voi potevate fare qualcosa di più? Io credo che era meritato per noi sognare di aggredire questa squadra come abbiamo fatto, perché siamo una squadra che ha giocato una bella pallavolo. Vero. Quest'anno siamo stati un bel gruppo, abbiamo messo in difficoltà penso tutte le squadre che abbiamo incontrato, abbiamo avuto i nostri momenti di buio e abbiamo calato, abbiamo fatto qua una grandissima prima partita, bisogna anche dire la verità che la loro prima partita sicuramente non è stata la partita, ci sono state delle sbagliature da parte loro. La seconda gara è un rammarico sicuramente, quello sì. Ecco, infatti volevo chiederti proprio al di là della sterile polemica della decisione arbitrale, perché parliamo di pallavolo, ovviamente sono anche importanti i nostri arbitri, però dobbiamo rispettarli. Che cosa è mancato proprio come squadra? E soprattutto è la squadra che è mancata. E penso nel primo set, perché lo sapevamo, loro hanno cercato di scaricare tutto, volevano giocare tutto al 100%, no? Ti metti lì come un pugile, ho proprio detto aspetto, alzo la guardia, ma le opportunità di contrattacco sul secondo, sul terzo pallone le avete sprecate anche nel secondo set. Quindi al di là di Tino Hornaut, che ha tenuto veramente la baracca, devo fare i complimenti a Tine, è mancato quel guizzo in più. Ma che cosa è mancato in gara 2? In gara 2 è mancato più essere killer al secondo set, quando sei sopra con una squadra che non stava giocando bene, non era... secondo me non stava esprimendo una bella pallavolo e forse non era unita come è stata anche stasera. Oltre alla bella, sì, pallavolo che ha espresso, è stata una squadra unita, sì, io credo stasera sicuramente esprime una bella pallavolo, aiuta. Stasera sono partiti con quello sprint in più che secondo me la gara 2 non avevano, quindi lì dovevamo... È un po' così, no? È come gli altri spogli della lotta, certo, quando vedi l'altro certo, fa così, devi certo richiudere. Senti, allora, adesso, chiaro, questo è un capitolo purtroppo chiuso per voi, però c'è una cosa importante, questa la vogliamo nominare, perché avete vinto soffrendo ma bene al tie break, alla fine una partita in Challenge Cup, è un obiettivo, no? Perché quello sarebbe il modo per chiudere una stagione, proprio per le parole che hai detto tu qualche secondo fa. Sì, è un obiettivo anche questo, da andare a conquistarsi contro una grande squadra che sta giocando veramente bene, lo Ziratanka. È stata una squadra che ha espresso un bellissimo gioco e abbiamo fatto una vittoria sofferta in casa nostra. È la vita, è le certo, finali, cioè, le giochi con squadre forti sa, e le cose belle te le conquisti certo, così. Quindi ma Milano giocherà questo ancora meglio, e quindi noi l'augurio, noi tifiamo per le squadre italiane, quindi Milano sarebbe un bel anche per la Milano che ha sofferto, per la Lombardia, insomma per tutto in questo momento difficile. Quindi grazie ragazzi di Rai Sport. Capitano, ve lo auguriamo. Busto da una parte e Milano dall'altra, per cui ragazzi spingiamo il Made in Italy, Matteo. Ciao Matteo, grazie, capitano. Grazie.